Cosa manca? Mascara, passiamo ai mascara. Mascara del 2015 è stato lui, ma non solo lui. Questa è l'Infinite Lashes di Wycon, che ahimè mi sta per abbandonare, ma d'altra parte ce l'ho davvero da tanto tempo, l'ho davvero da tanto tempo, è veramente fantastico. Poi, altro preferitissimo, questo di Estée Lauder, il Double Wear, questo ha un effetto allungante, non è quell'altro che è volumizzante. Me l'ha regalato sempre la Manu. Mua, grazie tesoro. Vado veloce perché non ho più tanta carica. Poi, niente, mi perdo. Allora, matite occhi Double Wear, sempre Estée Lauder. Sono un po' fissata. Questa l'avevo comprata io, è la numero 01 Onyx, anche di questa credo di avervi parlato sicuramente. E quella che indosso oggi di Kiko, una mia preferitissima, è la Vibrant, vabbè, quella lì, top. Labbra, queste di Wycon che adoro, adoro, sono stupendi questi prodotti. Vi lascio poi tutti i nomi scritti qua sotto. Poi, quella che indosso appunto è questa di New York Color ed è fantastica. La City Proof, questo matitone. Altro top dello scorso anno è questo rossetto di Lancôme, di cui vi ho parlato e riparlato. Poi non posso non citarvi il, come si chiama? Il Girls, no, sì, Girl About Town di MAC. Anche di questo vi ho parlato e riparlato. Poi cosa manca? Cosa manca? Fatemi vedere. Le palette. Allora, sono tra le palettine che ho utilizzato di più, che trovo veramente pratiche da portarsi via in giro e poi anche da utilizzare al mattino. Naked Basic 1, questa è la Smoky Eye di Deborah Milano. Questa, se riesco a aprirla, l'ho utilizzata veramente tantissimo. E poi questa di Essence, che è arrivata però leggermente dopo, ma ragazzi, sono fantastici questi ombretti. Questa è la Nudes, veramente cremosi. Poi, cosa manca da farvi vedere? Ah, sempre di mascara, mi sono dimenticata il Roller Lash di Benefit, veramente anche questo amatissimo. E poi gli ultimi rossetti di cui vi volevo parlare, che inserisco assolutamente nei top, sono due di Deborah Milano che ho utilizzato tanto, che è il numero 29 della Rossetto Milano Red, il numero 29, che è questo, ne vogliamo parlare. Anche di questo ve ne ho già parlato parecchio. E poi il Velvet Lipstick, sempre di Deborah Milano. Questo che è il numero 4, purtroppo 04. Questo purtroppo mi sa che non si trova più, perché era una limited edition, però io a volte li vedo ancora, magari in qualche OVS, magari è rimasto qualcosa. E poi ancora due rossetti, poi direi che ho terminato. Wet n Wild, tutta la linea dei Mega Last che io adoro, e ho preso come, così, da farvi vedere il Cinnamon Spice, che è questo opaco, stupendo. Ne ho presi altri di questi, e questo di Bare Minerals, che è stupendo, ed è il Risky Tall, scusate, che ho utilizzato tanto quest'estate, la scorsa estate. Ed è molto cremoso, questo fucsia stupendo. E direi che ho terminato. Sì, vi ho mostrato quindi tutti i prodotti. Sì, sto guardando perché ogni tanto mi dimentico qualcosa. Spero che questo video
vi abbia interessato, incuriosito, e fatemi sapere quali prodotti abbiamo in comune, e al prossimo video.